Le infezioni ospedaliere sono tra i principali indicatori di qualità dell'assistenza. Le epidemie di infezioni ospedaliere sono spesso attribuite ad errori nelle pratiche assistenziali e sono quindi per definizione prevedibili. Fattori che favoriscono l'incremento di questa tipologia di infezioni sono da addebitare all'uso di metodiche diagnostiche, ma anche terapeutiche invasive, o ancora all'invecchiamento della popolazione, poiché si hanno minori difese immunitarie nei pazienti anziani. Ancora, il frequente trasporto endogeno di batteri nosocomiali, così come pure l'amplificazione della flora endogena resistente per l'uso o abuso di antibiotici. Tali infezioni batteriche possono essere classificate in localizzate, ovvero sono quelle infezioni che permangono in un determinato distretto. Un esempio è dato dalla cistite. Infezioni po batteriche potrebbero essere anche di tipo generalizzate, quelle che interessano l'intero organismo. Un esempio è dato da una condizione di febbre. Altri tipi potrebbero essere infezioni acute e infezioni croniche. Le prime si sviluppano rapidamente a seguito, per esempio, di una tossinfezione alimentare. Croniche invece sono più difficili da eradicare e si sviluppano in tempi lunghi. Per citarne qualcune, sono le infezioni da epatite C,